Eccoci. Oh, questa volta ci siamo, mi sembra che la connessione stia funzionando. Bene, amici, buon pomeriggio, bentrovati. Aspettiamo le prime connessioni, poi cominciamo a parlare di numeri e frequenze. L'altra volta avevamo visto qualche obiettivo o destino di qualcuno di voi tramite la vostra data di nascita. Molti mi hanno scritto perché volevano sapere, poi anche la loro, non c'è stato il tempo purtroppo per ovviamente parlare di quelle di tutti. Una cosa di cui mi era fortemente raccomandata era che non faceste i calcoli da soli, per un motivo molto semplice, perché dovrei spiegarvi come vanno fatti i calcoli. Ci sono dei numeri che non vanno sommati quando compaiono, quindi se lo fate ovviamente il risultato poi è diverso. Vedo che cominciano a esserci le prime connessioni. Saluto tutti in questo sabato pomeriggio di, tra virgolette, clausura per tutti noi, però ci dà l'occasione di chiacchierare di altre cose, di fare qualcosa di diverso. Saluto Maria Romana che si è connessa. Vedo che stanno cominciando a esserci tutte le varie connessioni. Oggi parleremo di cose un po' diverse, continuando però sulla scia di quello che avevamo cominciato a dire. Ciao Linda, carissima, ben trovata. Vedo che sei riuscita ad avere un attimo per te, visto che sei in collegamento. Ecco, stanno aumentando quindi le varie connessioni, vi ringrazio. Anche Emanuele, carissimo, salve, ben trovato. La Cecilia, wow. Bene, bello trovarvi qui. Molto bello. Allora, innanzitutto, se avete qualche domanda da formulare rispetto alla volta scorsa, fatelo ora perché vorrei passare a un altro argomento oggi e soprattutto vorrei fare con voi delle tecniche che usano i numeri per riuscire a ripristinare la situazione alla norma. È inutile, tutti sappiamo quello che stiamo vivendo. E quindi queste tecniche vorrei che potessero essere utilizzate per il bene di tutti. Ve le insegno così a vostra volta potete non solo replicarle, ma anche insegnarle ad altri. Saluto Sandra, saluto Barbara, saluto Antonella, ben trovata. E a questo punto ci saranno le connessioni, stanno aumentando, ma intanto io comincio a parlarvi. Alessandra, ciao Alessandra, carissima. Comincio a dare i numeri, che è la mia specialità. Oggi veramente voglio fare un discorso molto particolare con tutti voi. È un discorso che mi prende sempre, mi accalora molto. Ben trovata anche Elvira, quanto tempo! Che mi accalora molto perché ha a che fare con il perdono. Allora, abbiamo parlato la volta scorsa del campo informativo. Vi ricordate che cos'è il campo informativo di base? Spero di sì. Il campo informativo di base che cos'è? È come se esistesse proprio un campo di informazioni in cui l'uomo è immesso. Saluto Lalli, Massimo, Cinzia, Fernanda, ben trovati anche a voi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è questa informazione di base che dice come tutto dovrebbe essere per esserci uno stato di benessere assoluto, per trovarci tutti nella massima funzionalità. Cosa vuol dire la massima funzionalità? Nella perfezione delle cose. E che cos'è la perfezione delle cose? È il nostro stato di benessere e di amore assoluto. Praticamente, in questo campo informativo è insito il progetto del corpo e del mondo e delle relazioni, di tutto quello che c'è nello stato della perfezione, intendendo per perfezione il nostro benessere, il nostro amore assoluto. Questo campo informativo, avevamo visto la volta scorsa, è definito da delle frequenze, cioè ogni elemento del campo informativo deve vibrare a una determinata frequenza per trovarsi nella situazione appunto di benessere, equilibrio, armonia, pace. Quando qualsiasi elemento ci sia non vibra secondo quella che è la norma del campo informativo, ecco che ci sono le distonie, i traumi e le inibizioni e anche la malattia. Lorena, vedo che ce l'hai fatto, complimenti, che hai sempre problemi di connessione.
Quindi potremmo dire che c'è una norma di base, quella che si chiama anche norma del creatore, e intendendo come creatore non un'entità astratta fuori da noi, magari anche giudicante, non questa visione, ma diciamo che la potenza dell'energia creatrice è insita in ognuno di noi e c'è un'energia creatrice che è quella da cui tutto si emana, tutto proviene ed è quella che fa sì che noi cerchiamo continuamente di allinearci con il campo informativo di base. Quando appunto ci sono degli squilibri, dei blocchi e dei traumi, questi agiscono a livello cellulare, le emozioni dove si depositano? Nelle cellule, noi le sentiamo lì e creano delle deviazioni rispetto a quella che è la norma del creatore, rispetto che è a quello che è la frequenza del campo informativo di base. Quindi le distonie si creano perché noi non aderiamo alla matrice del campo informativo di base. Il campo informativo di base, abbiamo visto, è contrassegnato da frequenze definite da delle sequenze numeriche. Sappiamo che i numeri sono delle frequenze. Spero che vi ricordiate, o un'altra volta vi ho spiegato perché i numeri sono presi come linguaggio universale, perché identificano un concetto preciso. Il numero 4, in qualsiasi modo io lo pronuncio, in qualsiasi modo io lo scriva, mi fa pensare sempre allo stesso concetto. È un concetto univoco, qualsiasi mente lo pensi, il concetto è estremamente chiaro. E siccome i concetti veicolano che cosa? Delle frequenze, io emetto la stessa frequenza senza possibilità di sbavature. Questo ci permette di definire le frequenze in maniera perfetta, univoca. E quindi il campo informativo di base è contrassegnato da scusate, sequenze numeriche e figure geometriche. Anche la figura geometrica costituisce un linguaggio universale, perché quando io penso a una piramide, la figura è quella, non c'è possibilità di sbavatura, ok? O un cubo, il cubo è creato in quel determinato modo e quindi non ho possibilità di interferenze rispetto a questo concetto. Ora, quando parliamo, del campo informativo di base, parliamo però anche della nostra capacità di intervenire. Sapete che la fisica quantistica è stata innovativa perché ha reinserito nella scienza l'importanza e la capacità di intervento della coscienza. Quindi si è unito quello che è un iter scientifico, una visione assolutamente asettica, logica, razionale, che è quella scientifica, con quella invece più astratta, se volete, e sicuramente più spirituale, che è la coscienza. La fisica quantistica unisce questi due elementi, queste due visioni, perché l'uomo di fatto non è scienza, è scienza più coscienza. Quindi riprende una visione olistica dell'uomo che era stata sicuramente in parte segregata, in parte, come dire, limitata dall'avvento della razionalità, dall'illuminismo in poi. Quando parliamo di coscienza, e la scienza in questo momento interviene dicendo che la coscienza è il libero arbitrio, quindi la capacità di scegliere quali azioni perpetrare. La volta scorsa avevamo parlato del fatto che l'uomo si trova all'interno di due sfere, una sfera che ha un diametro di 1 metro, e una sfera che ha un diametro di 5 metri e entrambe hanno delle frequenze diverse. La sfera da 1 metro è la sfera dell'anima, la sfera da 5 metri è la sfera della coscienza. Quello che la scienza ci dice, tende ancora a non parlare di anima, comincia a parlare di coscienza ma non di anima, è che comunque effettivamente intorno all'uomo c'è una frequenza univoca per quello che potrebbe essere, per uno spazio che potrebbe essere quello costituito da una sfera che ha 1 metro di diametro. Stessa cosa, una frequenza univoca per quella che potrebbe essere una sfera con un diametro di 5 metri intorno all'uomo. Quindi c'è un'uniformità di vibrazione per questo spazio, che è quello che i chiaroveggenti invece vedono essere proprio la sfera dell'anima e la sfera della coscienza.
Ora, noi interagiamo costantemente con l'anima che manda degli impulsi alla coscienza, alla sfera della coscienza, affinché la coscienza si allinei con la nostra anima. Che cosa vuol dire questo? Perché si dice nella vita normale mettiti una mano sulla coscienza e non sull'anima? Perché l'anima è verticale, l'anima è quella parte saggia e divina di noi, quella fiammella cristica, se volete, quella fiammella di amore incondizionato, che è presente in tutte le nostre incarnazioni. L'anima vibra già alla perfezione, alla norma del creatore. È la nostra coscienza che si deve allineare. Ognuno agisce, infatti, si dice secondo coscienza, non secondo il livello della sua anima, ma secondo coscienza. La coscienza, d'altronde, che cos'è? È uno strumento, una struttura che permette all'anima di pilotare il corpo. È una struttura che permette l'unione effettivamente tra mondo materiale e mondo spirituale, perché l'anima vibra e manda i suoi impulsi, ma è la coscienza che deve in qualche modo captarli e riuscire a tradurli in realtà. Quindi più ci avviciniamo all'anima, più riusciamo a vibrare a una frequenza alta. Chiaro che il contatto tra l'anima e la coscienza viene inibito da molti elementi. Non solo le paure e i traumi, ma anche quelli che sono i condizionamenti sociali, culturali e le famose convinzioni mentali, le convinzioni limitanti, di cui ampiamente abbiamo parlato la volta scorsa, dicendo che sono delle situazioni che ci agiscono, che ci abitano le convinzioni mentali, agiscono per noi e ci fanno vedere la realtà in maniera distorta da com'è. E a proposito di queste convinzioni, vi ricordate che molto spesso noi siamo convinti a livello inconscio, inconsapevoli di alcune cose, e questo influisce grandemente sulla nostra vita. Prendiamo un esempio. Si parla tanto di malattie genetiche. Quando una persona sa di essere affetta da una patologia genetica o che c'è una patologia comunque ereditaria in famiglia, l'inconscio assimila questa informazione e dà per scontato che ce l'ha. È una convinzione molto forte, che viene registrata proprio a livello inconscio. Ora c'è una scienza che è l'epigenetica che dimostra che questa cosa non è vera. Perché? Perché la nostra capacità creante, la nostra capacità di creare nella realtà, e di questo abbiamo parlato molto nel nostro primo incontro, la nostra capacità di creare i famosi collassi d'onda, non so se vi ricordate il concetto di collasso d'onda, può veramente ricreare la realtà in maniera diversa. Okay? Pensate a questo. L'epigenetica. Che cosa dice? Intanto guardate il nome, epigenetica, stare sopra alla genetica. Diciamo che il DNA sappiamo che è l'elemento che ci contraddistingue e che ci fa identificare come esseri umani unici, con delle caratteristiche uniche. Il DNA appartiene soltanto a te ed è unico ed è quello che ti contraddistingue. Saluto intanto tutte le persone che si stanno continuando a collegare in questo momento. Ciao a tutti. Il DNA ci contraddistingue. Invece, quello che si chiama epigenoma, che cosa fa? È quello che decide che cosa utilizzare o meno nella pratica. Cioè, l'epigenetica ti dimostra che in realtà noi possiamo scegliere se utilizzare alcuni geni oppure no. Cioè, mentre prima, fino a pochissimo tempo fa, abbiamo pensato di essere vittime del patrimonio genetico che ereditavamo, adesso viene dimostrato che la nostra capacità di credere in qualcosa interviene fortemente sulla genetica. Vi faccio un esempio banalissimo, chi mi conosce sa che faccio sempre degli esempi molto banali, ma dovrebbero essere chiarificatori. Praticamente, immaginate che ci sia un'enciclopedia culinaria e all'interno di questa enciclopedia noi dove ogni ricetta, ecco, è una cellula. Decidiamo di fare il minestrone.
o non so, la carbonara, come volete. Le ricette non sono mai tutte uguali. Che cosa succede? L'epigenetica è quella che decide quali ingredienti usare. Come? È come se mettesse dei cartelli, dei post-it in cui ti dice quali sono gli ingredienti sbagliati, quelli che non devi usare. Ora, quando noi facciamo i primi esperimenti culinari, su che cosa ci basiamo? Ci basiamo sull'esperienza. Su quello che abbiamo visto fare dai nostri genitori, sulla cultura, sull'ambiente circostante, sulle ricette che troviamo in internet che dipendono appunto dall'ambiente circostante. Quindi cominciamo a fare queste ricette con quello che conosciamo. E se magari ci viene tramandata una ricetta con un ingrediente distonico, noi così la riproduciamo. È una sorta di abitudine che acquisiamo a fare le cose in quel modo. Quindi, se noi pensiamo che ogni ricetta è una cellula, ogni cellula è una macchina per trasformare la nostra esperienza in biologia. Con le istruzioni sbagliate, noi che cosa creiamo? Delle cellule anomale. Faremo un minestrone anomalo, atipico, una carbonara che invece della pancetta ha il salame, per dire. E quindi si possono sviluppare appunto delle anomalie. Noi dobbiamo sempre ricordarci che le nostre emozioni influenzano tutto di noi, perché influenzano il connettoma, cioè l'insieme delle nostre reti neuronali. E quindi anche intervengono in questo senso anche nelle relazioni con l'esterno, dall'interno verso l'esterno, anche all'interno del nostro cervello, all'interno con il sistema nervoso e tutto questo collabora a definire che cosa noi siamo e chi noi siamo. Noi siamo effettivamente plasmati dalle nostre emozioni, perché il cervello è una sorta di ribollitore biochimico. Le nostre emozioni creano il nostro modo di proporci poi nella realtà, perché creano le nostre convinzioni limitanti, le nostre paure, le nostre ansie, la nostra fiducia, la nostra sfiducia. E tutto questo, pensate, dipende da come abbiamo imparato a fare i primi minestroni, per ritornare all'esempio precedente. Questo che cosa ci dice? Beh, intanto che ci sono delle forti responsabilità rispetto a chi viene dopo di noi, perché se io gli insegno il minestrone sbagliato, imparerà il minestrone sbagliato. Io ricordo molto bene, io ho avuto l'esperienza personale di una mamma che ha sofferto moltissimo. Una mamma maniaco-depressiva, la quale mi ha sempre detto: tu sei destinata a stare come me perché è genetico. Io ho avuto la fortuna di non crederci, ma io ho avuto la fortuna di non crederci e quindi ho cambiato ricetta completamente. Ma se dentro ci avessi creduto, il nostro inconscio prende paura molto facilmente, più facilmente di quanto noi non crediamo. Se questa frase mi avesse spaventata, sarei caduta in questa trappola. E avrei vissuto anch'io gli stessi sbalzi morali molto pesanti che ha vissuto mia madre. Quindi, se fino a poco tempo fa si pensava che le inibizioni genetiche non venissero trasmesse ai figli, adesso noi sappiamo che ciò avviene, perché se fai la carbonara sbagliata la tramandi. Perché tramandi ai tuoi figli i geni con i post-it sbagliati. L'epigenetica guarda come i geni si modificano nella tua vita e come passano i tuoi eredi. E quindi vediamo anche come il DNA si può modificare in funzione di fattori esterni, di credenze esterne. Pensare al fatto di come tu hai provato a vivere, di come hai dato significato alla tua vita, e di quanto ciò che pensi influenza la tua vita, realtà. Significa metterti di fronte al fatto che tu sei il compositore della tua biologia. Tu disegni la tua vita e tu diventi ciò che disegni. Questa è la meraviglia dell'epigenetica. E perché ho voluto parlare di questo? Perché è importantissimo comprendere quello che noi crediamo o non crediamo. È un concetto sul quale sono già tornata negli incontri precedenti. E è importante
comprendere la nostra possibilità di intervento. Siamo sicuramente vittime di tanti condizionamenti, ma possiamo sempre cambiare le cose, mettendo nuove frequenze. Noi ci abituiamo alle frequenze a cui siamo stati sensibilizzati, quindi a vivere accanto a determinate situazioni, a vivere con determinate emozioni, a vivere con determinati sentimenti. E quando questi sono nocivi, purtroppo ci abituiamo a quello stato di cose, a quello stato dell'essere, ma possiamo sempre modificarlo, inserendo nuove frequenze. Ma dobbiamo crederci, perché se io non ci credo, io sto già mandando una frequenza nel mondo che è questa: non voglio che quella cosa accada. Io non credo che sia possibile cambiare lo stato, di paura che sto vivendo in questo momento. Io ho già decretato che cosa voglio in questo momento, l'ho già definito, ho definito che voglio rimanere in questa situazione. Se io non credo nel mio potere creante, sarò sempre quel meraviglioso pianista che non farà mai concerti perché non crede nelle sue capacità. Quindi, oggi voglio anche parlarvi di un'altra cosa molto importante. Prima di fare le tecniche con i numeri, e vi ho parlato di credere in tutto questo, perché se non crediamo nelle tecniche che tra poco andremo a fare, quindi nella capacità di esprimere frequenze dei numeri, è chiaro che giochiamo, come dire, a prenderci in giro. E vi voglio parlare del fatto che sappiamo che la realtà di cosa è fatta? La realtà ultima è composta di luce, quindi di fotoni, che sono i famosi quanti, cioè le particelle più piccole che esistano della luce, che sono l'elemento ultimo della realtà e anche l'elemento che permette la trasformazione della realtà. Abbiamo parlato dell'importanza della visualizzazione. Quando noi pensiamo, mettiamo della luce dal terzo occhio, noi pensiamo continuamente, quindi continuamente mettiamo questa luce. E questa luce come si manifesta? Si manifesta in onde sottoposte a suono e vibrazione. Abbiamo parlato del collasso d'onda, vi ricordate il discorso del collasso d'onda? Quando due onde si incontrano e provengono una da una direzione e una dall'altra, si scontrano proprio come le onde del mare. Laddove si scontrano, ecco che il movimento si ferma, il movimento dell'onda. Ma siccome la stasi non esiste, in realtà lì avviene una trasformazione, e cioè lì avviene la prima concretizzazione della materia, la prima concretizzazione del mio pensiero, che deve essere allineato con il cuore. Se io realmente voglio una cosa dal cuore, avviene, perché io emetto continuamente quel tipo di frequenza che si scontra con le onde della realtà e si creano questi collassi d'onda di rimando fino a quando l'elemento non si concretizza. Pensate a questo, a quanto le onde che cosa fanno? Trasportano delle informazioni. È come se io appoggiassi la mia idea sull'onda e viene trasportata in giro per il mondo, una cosa bellissima. L'onda che cos'è? Una propagazione di energia nello spazio. Quando l'onda si propaga nello spazio, lascia un'informazione, lascia il segno. Non so se alcuni di voi si ricordano l'esperimento di Montagnier. Ora ve lo faccio vedere. Guardate, ha vinto il Nobel Montagnier, conosciuto soprattutto per le ricerche per l'AIDS. Montagnier che cosa ha fatto? Ha preso una provetta con dentro del DNA, l'ha irradiata, cioè ha fatto sì che delle onde passassero attraverso il DNA e quindi assimilassero, diventassero dei mezzi di trasporto per l'informazione di questo DNA. E ha irradiato che cosa? Una provetta che conteneva soltanto il liquido di mantenimento. E dopo poco, nel liquido di mantenimento della seconda provetta, ha cominciato a crearsi del DNA. Quindi le onde trasportano veramente le informazioni, e le informazioni sono reali e si propagano nello spazio, si manifestano. Un altro esperimento importantissimo è quello di Poponing e Montagnier. Durante
Dunque, considerate che cosa hanno fatto questi? Hanno verificato che esiste quello che si chiama il DNA fantasma, e cioè hanno preso anche loro un campione di DNA e l'hanno irradiato con la luce laser. Ora, se voi prendete un campo in cui non esiste una forma, non esiste un'informazione, accade che i fotoni si muovono in maniera scomposta. Nel momento in cui viene inserito un'informazione, un elemento, i fotoni e il loro andamento tengono conto di questa presenza e assumono un andamento diverso. Che cosa hanno fatto loro? Hanno preso praticamente un campione di DNA e l'hanno inserito in un campo in cui c'erano i fotoni che non vivevano praticamente, agivano in maniera scomposta e hanno immediatamente assunto una forma che teneva conto di questa informazione. Quando hanno tolto il DNA, hanno tolto l'informazione, apparentemente tolto l'informazione, i fotoni hanno continuato a muoversi come se il DNA fosse ancora presente. Ed è da questo loro esperimento del 1992 che si parla di DNA fantasma. Cioè, questo DNA ha lasciato la sua traccia. Vedo che qui c'è Maria Romana che mi chiede: dopo quanto se ne vedono gli effetti delle informazioni mandate? Allora, sì, gli effetti sono immediati, come ti può dimostrare la teoria del DNA fantasma, che non è una teoria. Questi sono studi che ci sono in Russia, di cui si sa già tutto. Sono in fase di traduzione, nelle altre lingue, negli altri paesi, ma sono ormai studi assolutamente conclamati. Stiamo parlando del 92, recente, ma non così recente da non essere assolutamente noto e non preso in considerazione. Poi è chiaro che a seconda di quello che tu desideri determinare, può volerci più o meno tempo e di quanto tu effettivamente voglia creare qualcosa dal cuore, ci vuole più o meno tempo. Però l'informazione entra subito nello spazio, come vedi. Questo DNA fantasma ha dimostrato che effettivamente rimane l'informazione di ciò che è avvenuto. La cosa sconvolgente, però, sapete qual è stata? Che questi due hanno fatto un'altra mossa, e cioè hanno preso uno schema di informazione di un particolare DNA e l'hanno trasmesso a un altro, cioè hanno riprogrammato il genoma. Hanno preso gli embrioni di rospo e hanno modificato il DNA, cioè sugli embrioni di rospo hanno messo un DNA diverso, hanno mandato una frequenza, un'informazione diversa, e cioè hanno mandato l'informazione degli embrioni di salamandre e sono nate le salamandre. Lo so che sembra fantascienza, ma ripeto, potete andare a cercare informazioni, materiale, letteratura scientifica, l'esperimento di Popponin e Garayev nel 1992. Perché vi sto parlando di questo? Perché è così importante? Perché tutto quello che facciamo e pensiamo, come vedete, rimane e si può cambiare, si può trasmutare così profondamente da cambiare addirittura il DNA. D'altronde, il DNA, secondo la fisica quantistica, non è una struttura rigida e chiusa, è un'antenna vibrante che capta informazioni ed è sensibile a tutto ciò che avviene intorno a noi. E tutto questo si ricollega anche con la possibilità di cambiamento rispetto a ciò che noi proponiamo ai nostri eredi, tra virgolette, cioè la possibilità di mandare delle informazioni e trasmettere delle informazioni che possono essere cambiate, di cui si parlava prima quando trattavamo di epigenetica. Perché questo tema è così importante, le informazioni che lasciamo? Beh, non so quanti di voi conoscono Rupert Sheldrake, che ha parlato di campi morfogenetici, e quando ha parlato di campo morfogenetico, di che cosa ha parlato? Del fatto che noi anche in questo momento stiamo creando un campo morfos, che vuol dire forma, genetico, con delle forme genetiche particolari. In questo momento ci sarà magari la curiosità in questo campo morfogenetico, magari anche l'incredulità, l'attenzione, tutte caratteristiche che si stanno formando e consolidando in questo campo morfogenetico in questo momento. Ma queste informazioni stanno rimanendo qui, si stanno creando e non si cambieranno finché non interverrà un elemento forte esterno a farlo. È chiaro che a seconda del tipo di informazioni che stiamo creando possono esserci dei campi morfogenetici più o meno pesanti da sostenere. Vedo che Marika mi chiede quello delle costellazioni, brava, e infatti tra poco parlo proprio di quello.
Per esempio, noi ora stiamo lavorando e quindi stiamo parlando di tante cose, magari siamo curiosi, come dicevo prima, attenti. È chiaro che queste saranno sensazioni, emozioni che lasceranno un segno, ma magari non influiranno più di tanto sulla nostra vita. Ma quando avviene un'azione forte o violenta, lascia un'informazione molto pesante. È un po' la situazione di quando noi andiamo a casa di amici a cena. E si comportano come al solito con noi, ma noi percepiamo che c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa nell'aria di distonico, di disarmonico che non riusciamo a capire. Poi magari scopriamo che questi nostri amici si sono selvaggiamente aggrediti verbalmente per una litigata qualche minuto prima del nostro arrivo. E noi captiamo l'informazione che è rimasta nell'aria. Rupert Sheldrake è fondamentale per che cosa? Per le costellazioni familiari. Ne conosciamo, li abbiamo fatti tutti. O quasi, sappiamo che nelle costellazioni familiari andiamo a lavorare su situazioni delle quali non siamo a conoscenza, perché magari scopriamo eventi accaduti ai nostri avi, di cui non sapevamo nulla, che hanno lasciato una traccia fortissima nel campo informativo, nel quale siamo coinvolti anche noi. Ecco perché ne risentiamo. E quindi, come modifico le tracce rimaste? Perché lo posso fare questo. Se possiamo cambiare tutto e trasformare tutto con delle nuove informazioni, possiamo sicuramente intervenire con le tracce rimaste. Come lo faccio? Modificando le cose con l'energia del perdono. Del perdono. Che cosa vuol dire perdonare? È una parola meravigliosa in italiano. Perdonare, fare un dono a chi? A me. Il perdono non ha mai nulla a che fare con un'altra persona, non è quella cosa terribile che ci hanno insegnato all'asilo, tipo dai, perdonalo, soprattutto se eravamo le suore, scusate, e voi dite sì, certo, lo perdono perché non vuoi sentir più che te lo dicano, ma in quel momento ammazzeresti l'altra persona o bambino e anche la maestra o chi ti dice di perdonarlo. Non è questo il perdono. Il perdono è emanare una nuova frequenza, che è una frequenza d'amore, che non vuol dire condonare un comportamento o assolvere il passato nel senso di dire che mi va bene ciò che è accaduto, non è questo. Vuol dire non permettere più a ciò che è successo di farci star male ancora. È una liberazione da un'energia negativa, è la liberazione dall'attaccamento a un dolore. E la costellazione familiare mi fa vedere a che cosa era dovuto quel dolore che mi portavo appresso, che non avevo consapevolizzato, era magari un'informazione di un'azione nefasta, aggressiva, o crudele o molto negativa, subita da qualcuno vicino al mio campo informativo, perché si tratta sempre di avi, e quindi appunto con una forte influenza su di me, che però io non sapevo quale fosse, quindi non potevo rilasciarla, non potevo mandare una nuova informazione. Ho bisogno di vederla, di consapevolizzarla, di perdonarla, cioè di lasciarla andare. Questo è il vero perdono ed è questa una modifica di informazione che io posso sempre fare. Permettere, non permettere più al passato di farmi soffrire ancora, lasciarlo andare. Lì sovrappongo un'informazione che cancella di colpo tutti gli attaccamenti che io posso avere con il passato, consci o inconsci, consapevoli o inconsapevoli. Pensate quanti strumenti abbiamo a disposizione, quanta forza abbiamo a disposizione, quante cose possiamo fare semplicemente se crediamo nel nostro potere creante. Ora, vorrei andare a parlare dei numeri, perché dopo tutto questo discorso la cosa più importante qual è? Faremo ora delle tecniche che vi spiego veloci, vi darò delle sequenze numeriche anche per aiutare la situazione in cui ci troviamo a ristabilirsi in una vibrazione più alta di armonia e armonizzazione. Ma è importante che ci crediamo, che crediamo al potere dei numeri. Marica scriverei da perdonare, abbiamo tutti da perdonare delle persone, ma ricordiamoci che il perdono è una cosa che avviene tra me e me. Gli altri non c'entrano mai nulla, sono io che mi libero di loro, ma mi libero nel senso che li lascio liberi, li lascio andare.
No? Faccio in modo che ciò che è avvenuto non mi tocchi più. Ci vuole a volte del tempo e dobbiamo concedercelo, perché ricordiamoci che siamo esseri umani, abbiamo emozioni umane, le dobbiamo ascoltare e rispettare. Non siamo dei Wonder Man o dei Wonder Woman, siamo delle persone e come tali siamo venuti qui come esseri spirituali per fare un'esperienza umana. Le nostre emozioni vanno prese in carico, vissute e attraversate. Quindi non forziamoci, tuttavia, di fare qualcosa perché non siamo pronti a fare. Se in questo momento non siamo pronti a perdonare, non siamo pronti. Diamoci del tempo. Ci vuole anche un po' di indulgenza verso noi stessi. Ma la cosa che è più importante è sapere che nel momento in cui lo faremo, saremo noi a liberare noi. Ora, vediamo queste sequenze di cui vi volevo parlare. Allora, intanto ve la faccio vedere così ve la potete trascrivere. Questa è la sequenza per la rimessa a norma di situazioni territoriali, quindi è proprio quella che ci serve in questo momento. Che cosa vuol dire? Vuol dire rimettere alla norma, cioè alla frequenza corretta, delle situazioni territoriali o anche universali, potremmo dire. Noi adesso questa sequenza dobbiamo usarla molto perché abbiamo una epidemia barra pandemia. E quindi ripristinare la situazione, la norma del creatore è fondamentale. Come si fa a utilizzare questa sequenza? Lo facciamo ora tutti insieme e uniremo anche altre due sequenze. Spero che di questo vi siate presi nota nel frattempo, ma tanto io le leggerò a voce alta. Altre due. Quindi faremo una tecnica unica in cui utilizzeremo la sequenza precedente, ma già che ci siamo, miglioriamo ancora di più la situazione. Quindi infileremo dentro anche la sequenza per la diminuzione della criminalità nelle città e per la trasformazione delle informazioni negative in positive. Così, come dire, facciamo un bel lavoro. Ora, quando facciamo queste tecniche, prima di tutto facciamo un bel respiro, ci concentriamo, ci mettiamo in una posizione senza le gambe incrociate, a meno che non siamo seduti in terra, ok? Quindi se siamo seduti su una sedia non incrociate le gambe, se siete seduti in terra potete incrociare le gambe in una posizione tipo yoga, o se siete seduti su un divano potete sollevarle e metterle incrociate, ma se siete seduti no, non incrociate niente, né braccia né gambe. Fate un bel respiro e chiudete gli occhi. Lo faremo ora insieme, io vi guiderò e vi chiederò di visualizzare a un certo punto la terra. Immaginate che questo tondo sia la terra. E quando pronunceremo questa sequenza, lo faremo immaginando che si estenda sul mondo da nord a sud, dal polo nord al polo sud, proprio nella direzione della freccia. Ok? Lo facciamo tutti insieme in questo momento. Quindi inspiriamo ed espiriamo, chiudiamo gli occhi e cominciamo a andare dentro al nostro cuore. Contattiamo il nostro potere creante e confidiamo nella nostra capacità di emettere una frequenza che può veramente cambiare le cose. E concentriamoci sul fatto che ogni azione che noi facciamo è sempre collegata al tutto. Tutto ciò che noi facciamo avviene sempre nel bene di tutto e di tutti. Non è mai solo per noi, è sempre per tutti. E ora pronunciamo dentro di noi la frase: desidero un ripristino della situazione territoriale alla norma del creatore. Desidero che la situazione che oggi si presenta con questa pandemia venga riportata a quella che è la frequenza originaria del campo informativo, alla norma del creatore, a come tutto dovrebbe essere e dovrebbe vibrare. A questo punto immaginate come vi viene, non preoccupatevi, la Terra. Cominciamo a pronunciare questi numeri uno dopo l'altro e immaginate di estenderli dal polo nord al polo sud. Mentre pronunciamo questi numeri, potete immaginare di trascriverli, di
vederli pulsare, di sentirli comparire, di sentire che vi attraversano. Fidatevi di quello che sentite, ognuno deve fare come meglio sente in questo momento. E cominciamo a disporre questi numeri intorno alla Terra. 1, 9, 7, 2, 5, 1, 8, 1. Diminuzione della criminalità nelle città. E immaginiamo di inserire anche questa sequenza nel mondo che vediamo. 9, 7, 8, 1, 4, 3, 2, 1, 8. E chiediamo che qualsiasi informazione negativa presente sulla Terra venga trasformata in positiva. E inseriamo anche questa sequenza sulla Terra. 1, 9, 7, 5, 1. E ora rimanete concentrati e visualizzate la Terra, ricordatevi l'importanza della visualizzazione, mandiamo quest'onda che concretizza questa visione, mandate l'onda della Terra, visualizzate la Terra nella sua condizione di benessere, equilibrio, pace e serenità totale, in cui l'ambiente è in armonia, le persone sono in armonia. Vedete la gioia nel mondo, la pace, la serenità, le persone felici. Visualizzate ed estremizzate questa visione e continuate a rimanere concentrati a mandare luce alla Terra e a vedere che tutto funziona alla perfezione sulla Terra. Immaginate di sorvolarla dall'alto e vedere prati rigogliosi, foreste rigogliose, la natura nella sua perfetta espressione ed armonia. Le persone, i popoli che vivono in pace, in serenità, in collaborazione l'uno con l'altro. Non c'è nessuna malattia, quindi non occorre visualizzare nulla da questo punto di vista, se non la felicità e la salute piena di ogni abitante sulla Terra. E continuate ad arricchire questa visione di particolari, di colori. Potete sentire i profumi, potete sentire i suoni, i rumori di questa realtà, così come vi viene. Ma continuate per favore ancora per qualche attimo a esprimere questa visione, ad arricchire di particolare questa visualizzazione. E ora? Diciamo che tutto questo, questa meditazione l'abbiamo fatta oggi, che è il 14, sabato 14 marzo alle ore 17:47. E qualsiasi elemento di questa informazione che riguardi la realtà psicofisica del mondo lo inviamo nell'infinito. Facciamo tutti un bel respiro e ci ricolleghiamo. Bene, com'è andata? Guardate che questa tecnica è molto potente, potete ripeterla così come l'abbiamo fatto più volte al giorno, potete spiegarla a tutto e a tutti, potete trascrivervi queste sequenze in modo da poterle rileggere tutte le volte che vi capitano sotto mano. Potete scrivergli dei cartelli, appenderli in modo che le sequenze manderanno le loro frequenze su di noi e soprattutto lavorate con questa visualizzazione, in connessione proprio con queste
sequenze, lavorate continuando a credere in questo mondo, continuando a sentirlo, continuando a sentire l'energia dell'amore, l'energia del perdono. Il perdono, ripeto, significa lasciare andare gli attaccamenti e tutti i dolori. Siamo noi che ce li teniamo. Lasciamo andare tutti i dolori per permettere all'amore di fluire in tutti quegli spazi che noi stiamo occupando con i nostri non perdoni. Diffondetela questa tecnica, diffondetela. Ricordatevi anche che ora noi stiamo lavorando con questa tecnica, ci coinvolge in prima persona perché siamo in una realtà di pandemia e la stiamo vivendo noi. Tuttavia, questa tecnica, questo è importantissimo, un appunto importantissimo, segnatevelo, se dovesse non riguardare una nostra realtà, dobbiamo aggiungere una frase. Mi spiego. Se adesso noi viviamo nella pandemia, ci riguarda e quindi l'abbiamo fatta in questo modo. Ma se l'avessimo lavorato su una pandemia, per esempio, o su una situazione di grossa criminalità che c'è soltanto in America, in Africa, in un altro stato, avremmo dovuto dire mi sposto sul macro livello. Questa frase va detta all'inizio, perché se sono coinvolta riguarda anche me, ma se non sono coinvolta direttamente, siamo sempre tutti interconnessi, per carità, però c'è un coinvolgimento più o meno diretto. E sì, faccio rivedere le sequenze tra un attimo di nuovo a tutti. E se non mi riguarda in maniera diretta, mi riguarda qualcun altro, qualcos'altro, devo dire sempre questa frase, mi sposto sul macro livello, appuntatevelo, perché altrimenti le conseguenze in positivo o negativo mi coinvolgono e se io non sono coinvolta da una situazione tipo una pandemia, non ha senso che io ne riceva le conseguenze positive o negative. Qui invece siamo coinvolti, la pandemia riguarda proprio noi, quindi non avevamo bisogno di dire questa frase. Faccio rivedere le sequenze in modo che ve le possiate o fotografare o trascrivere nuovamente. Tenete conto che rimarrà sempre tutto registrato, anche questo intervento rimarrà registrato e quindi potrete tornare a rivedervi tutto questo quando vorrete. Ok? Le lascio qui mentre finisco di parlare. E state molto attenti a un'altra cosa, girano tantissime sequenze, tantissime. Ora volevo fare anche un piccolo lavoro con la paura e l'ansia. Concludiamo con una piccola tecnica, visto che di paura e ansia ce n'è molta, proprio per calmarci e rimanere nell'ottimismo. Potevo inserire anche la sequenza dell'ottimismo, in effetti. Allora, vi dicevo, esistono molte sequenze, state molto attenti a quelle che circolano perché ne circolano di false tantissime. Quindi state sempre molto molto attenti. Non fidatevi di tante cose che girano in internet. Se avete dei dubbi, magari chiedetemi. Non sono sicura di poter sempre verificare le sequenze perché potete immaginare che siano miliardi di miliardi, ma magari se non sono sicura, se non mi ritrovo le sequenze tra le mie, che comunque ne ho tantissime, posso magari darvene una per lo stesso scopo, comprovata e sicura. Bene. Vogliamo concludere con una sequenza per calare la nostra ansia e la nostra paura? Lo facciamo? E allora rifacciamo tutti un bel respiro. Ora tolgo queste due sequenze perché tanto pronuncerò i numeri e ve le rimetto alla fine. In modo che così potete concentrarvi. Fate un bel respiro, chiudete gli occhi. E anche in questo caso cominciamo ad andare dentro il nostro cuore, a contattare l'amore dentro di noi, la voglia di stare bene, la voglia di stare nell'amore, nella serenità, nell'appagamento. E chiedete sempre che il vostro stato d'animo venga riportato alla norma, a come dovrebbe essere, cioè verso la gioia, verso l'equilibrio, verso la serenità. E quindi il nostro desiderio è quello di calare l'eventuale paura o ansia insita nel nostro animo e nell'animo delle altre persone. Lavoriamo per ognuno su di noi che è meglio in questo momento, sul nostro animo. Quindi immaginiamo una sfera davanti a noi, una bella sfera di luce.
In questa sfera di luce andiamo a inserire la sequenza contro la paura. Quindi immaginate di inserire questi numeri uno dopo l'altro, disegnarli, vedere che si visualizzano, come vi viene. E pronunciamoli tutti insieme. Ci sono dei piccoli spazi tra i vari numeri. Ora ve lo faccio vedere. E qui vuol dire che dobbiamo fare una pausa un po' più lunga. Rimanete concentrati e mettiamo queste sequenze nella sfera. 8, 9, 1, 0, 1, 9, 4, 9, 1, 8, 8, 0, 8. E ora inseriamo anche la sequenza per l'ansia. 5, 4, 8, 5, 7, 1, 2, 1, 9, 1, 8. E cominciamo a visualizzarci, lavorate molto su questo, nella serenità, nella gioia, nell'ottimismo, nella libertà. Immaginatevi in questo stato, ma soprattutto cominciate a sentirvi in questo stato. Sforzatevi di sentirvi in questo stato e arricchite le vostre immaginazioni e visualizzazioni di particolari. Vedetevi allegri, che fate ciò che più vi piace, appassionati nella vita, contenti, appagati. Felici, nella gioia, nella fiducia, nella fiducia. Ricordiamoci che l'opposto della paura è la fiducia. Contenti di fare ciò che stiamo facendo. Guardate, luce che arriva su questa visualizzazione, luce, luce che arriva su questo vostro nuovo stato di equilibrio, sicurezza, salute, fiducia, gioia, ottimismo. Luce, luce che illumina questa visualizzazione sempre di più. Rimanete lì, mandate ancora energia, luce. Sentitelo dentro, sentite il benessere, espandetelo nel corpo. E anche questa tecnica l'abbiamo fatta oggi, 14 aprile, scusate, 14 marzo 2020 alle ore 17:57. E poiché si tratta di stati psicofisici, si dice sempre mando il risultato nell'infinito. Quando lavoriamo con stati psicofisici, bisogna sempre dire mando il risultato nell'infinito. Inspiriamo ed espiriamo. E con un sorriso. Vi ringrazio, vi invito a utilizzare queste due tecniche il più possibile, a trascrivervi queste sequenze il più possibile e soprattutto a credere nel Dio dentro di voi, che è la vostra capacità di creare la felicità ogni momento e anche nella vostra capacità di perdonare, cioè di far sì che gli eventi del passato non influiscano più sul futuro. Perché questa è una liberazione. Io vi ringrazio, ci vediamo lunedì, la prossima settimana io ci sono lunedì, mercoledì e venerdì alle 16, lunedì, mercoledì e venerdì alle 16 e continueremo a parlare di tante cose, sia fisica, quantistica, che numeri, che sequenze, che tanti altri argomenti. Grazie a tutti, grazie mamma 3, questo è in codice ma lei sa di che cosa parlo. E ci rivediamo per chi vorrà lunedì. Ciao, 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 ciao a tutti.